schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch del tutto gratis. Allora, con questo glitch potete comprare tutto e ho voluto riportarlo perché ve lo spiegherò ancora più dettagliatamente, ragazzi. Vi farò vedere a rallenti tutto quanto e come si deve fare. Allora, per fare questo glitch non abbiamo bisogno di salvataggi particolari, non ci serve nessun salvataggio particolare nella storia. Per incominciare il glitch, ragazzi, dobbiamo partire dall'online e andare nella storia. Quando saremo nella storia avvieremo la modalità regista. Se ci chiederà di salvare, salviamo il tutto e andiamo nella modalità regista. Quando saremo nella modalità regista, che saremo arrivati qui alla roulotte, non dovremmo selezionare necessariamente un personaggio particolare o opzioni particolari, basterà che faremo avvia modalità regista. Quando avremo avviato modalità regista, che saremo fuori, dobbiamo andare in scene, ragazzi. Quindi andremo a selezionare una scena e quindi andremo a fare la prima scena. Quindi selezioneremo gli accessori e andremo a cercare gli accessori stunt, questi grandi, ragazzi. Allora, ho scoperto, rifacendo il glitch, che non c'è bisogno neanche di selezionare tutti gli accessori, ma basta anche selezionarle solamente 5. Io qui in questo video ne ho messi più di accessori, però comunque non è necessario selezionarli tutti. Io ho posizionato un accessorio davanti a casa di Franklin e gli altri li ho posizionati a Paleto Bay, qui dall'altra parte della mappa, perché comunque sul forum c'era scritto che questa parte della mappa produce abbastanza lag e quindi l'ho posizionato qui. Poi voi siete liberi di posizionarli dove volete, potete farlo anche in centro città e metterli tutti quanti in centro città. Quindi una volta, diciamo, che siete dove volete, andate a posizionare gli accessori. Come ho già detto, io qui li posiziono tutti perché il video è vecchio, l'ho solamente rieditato con qualche accortezza in più per spiegarvi meglio come funziona il video, però il video è quello, insomma, non è che sto qui a leccare padelle o a pettinare bambole, per farvi capire, nel senso che comunque il video è quello, non sto lì a rieditare, ve lo posso rispiegare in maniera più dettagliata però. E quindi, come ho già detto, io posiziono tutti gli oggetti facendo una ruota, ma non è importante quello che voi fate, potete fare pure un cubo, potete fare quello che cazzo vi pare, insomma. E una volta che avete selezionato tutti gli oggetti andremo a vedere i passaggi successivi. Allora, ragazzi, innanzitutto vi spiego una cosa: io ho messo due sequenze, una a velocità normale e una a rallenti. Allora, quella a rallenti, vi faccio vedere tutti i tasti, diciamo, come vanno premuti, in che modo vanno premuti, in che sequenza vanno premuti. Quindi passiamo al resto. Quindi, una volta che avete posizionato gli oggetti, dovete salvare la scena. Una volta salvata la scena, vi posizionate su oggetti posizionati, insomma, e andate qui. Allora, questo è a velocità normale, quindi qui andrò a premere triangolo, doppio tasto PS, X per accettare l'attività e cerchio per skippare l'attività, per rifiutare l'attività. Ci troveremo in questa schermata, dovremo premere X su tutte le schermate che compariranno, accetteremo l'attività e poi la skipperemo. Dopodiché, quando ci vedremo cadere, andremo in modalità regista e faremo lo stesso procedimento. Adesso andiamo a rallenti, ragazzi. Quando siete posizionati sull'oggetto, quello era la velocità naturale, ragazzi, come lo faccio io a velocità naturale. Quindi andremo a posizionarci sull'oggetto e quando saremo sull'oggetto
dovremo premere triangolo. Badate, allora provate prima a farlo lentamente, vedete i passaggi magari, e poi lo fate velocemente. Quindi premiamo triangolo, doppio tasto PS ragazzi, X per accettare l'attività e cerchio per skippare l'attività. Quando saremo in questa schermata, che ci saranno 7, 8, 10 secondi di questa schermata ragazzi, io, poi voi fate ciò che volete, premo sempre X ripetutamente, perché mi compariranno dei messaggi e io andrò ad accettare tutti quanti quei messaggi. Un menu in alto a sinistra comparirà e io andrò ad accettare quel menu. Come vedete X, accetto il menu, comparirà un'altra schermata con un altro menu, X, e premo doppio tasto PS, poi X per accettare l'attività e cerchio per rifiutarla ragazzi. Come vedete sto cadendo nel vuoto, a questo punto premo Option e vado direttamente nelle opzioni di modalità regista ragazzi. Questo ve l'ho fatto a rallenti proprio per farvi capire meglio la sequenza dei tasti, perché qualcuno mi ha detto l'ho spiegato un po' troppo velocemente, però purtroppo è difficile seguire il comment quando si fa un glitch in velocità, e per questo ho voluto riproporlo. A questo punto, quando sarete qui, avvierete la modalità regista mentre siete in schermata nera, ovviamente X per avviarla, mentre siete in schermata nera doppio tasto PS, accettate l'attività recente e la rifiutate con il cerchio, e vi dovrete trovare su un pezzo, dovete accettare anche il messaggio di modalità regista ovviamente, e vi troverete su un pezzo ragazzi. Se vi troverete così il glitch sta funzionando, se invece vi ritroverete nella roulotte vuol dire che sarete stati troppo lenti e a quel punto dovrete ripetere il glitch. Io purtroppo non mi è mai capitato di ripetere il glitch, quindi non saprei neanche come farvi ripetere il glitch. A questo punto ci dovrà essere un vostro amico in online che vi inviterà in online. Voi andrete sul vostro amico e andrete ad accettare l'invito. Semplicissimo, come lo state vedendo. Una volta accettato l'invito, quando sarete nella nuvola, andrete ad avviare o il lettore multimediale o un'app, che può essere YouTube, Spotify o quello che voi volete. Io qui avvio YouTube, anche se non me l'avvia perché ho il game capture, quindi non mi fa avviare YouTube, comunque mi mette in sospensione GTA. A questo punto ci dirà, quando noi premiamo avvia applicazione, ci dirà di mettere in sospensione, metteremo in sospensione e ritorneremo in game ragazzi, accetteremo questo messaggio, ritorneremo in game e ci troveremo in online ragazzi. Spero che in questa maniera siate riusciti a capirlo meglio. Quando saremo in online ragazzi, fate una prova magari, vedete, acquistate delle munizioni e fate una prova, vedete se vi scala i soldi o meno, se magari non volete acquistare altro. Dopodiché quando siete sicuri che i soldi sono frizzati, aprite il telefono e lì ragazzi, spese a tutto spiano, andate a comprare tutto quello che potete comprare. Ovviamente non potete comprare i veicoli Pegasus, non so perché non si salvano, però non potete comprarli insomma, e quindi andremo a comprare tutte deluxe, tutte oppressor, tutto quello che volete comprare. L'importante ragazzi che voi abbiate la stessa somma in contanti, che abbiate la stessa somma per poter comprare un veicolo, cioè se voi avete 2 milioni dovete comprare per forza qualcosa da 2 milioni, non potete comprare qualcosa da 3. A questo punto, quando avete bello e comprato tutto quello che volete, andate in questa localizzazione dove sono andato io, guardate in mappa, dove comunque c'è lo scenario della modalità regista, e salite con un elicottero, prendetelo all'eliporto, non diventate cieco, vi paracadutate giù, andate nei garage ragazzi e dovete intercambiare tutti i veicoli, li dovete muovere semplicemente.
Dopo aver fatto questo, tornate nella storia, ritornate in online e vi assicurate che il gioco vi abbia salvato tutto. È abbastanza semplice come passaggio. Oddio, il glitch in sé, se non prendete la tempistica, può risultare un po' indigesto, però una volta che vi siete assicurati che avete tutto, l'unica cosa che dovete fare è riavviare il gioco e diciamo pulire i cachè. Per pulire i cachè, che cosa dovete fare? Premere L1 R1 fino a che non vi compare il messaggio di calibrazione schermo. Una volta comparso quel messaggio, siete a posto, avvierete GTA Online, accetterete le politiche di Rockstar e il glitch è fatto, ragazzi. Il glitch è servito. Avete tutto quanto salvato, avete tutti quanti i soldi che volete. Mi raccomando alle vendite, anche perché c'è sempre il blocco giornaliero, ricordatelo. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. We'll be right back.